Noi siamo in una fase di potenziamento delle nostre capacità. Affrontiamo questa evoluzione non dal punto di vista della novità tecnologica, quindi dal tecnocentrismo a un approccio culturale per costruire senso e riflettere tutti insieme. Grazie mille. But mere guardians and stewards of such, we have a duty. We owe it to our children and our grandchildren that follow us to leave a sustainable legacy, and we need to do that now. Grazie. Produciamo e consumiamo. L'ultima stagione ci ha fatto fare un altro giro in questa direzione, almeno arricchendo, passando da una relazione a due a una relazione a quattro: produzione, consumazione, formazione, e il quarto elemento è la cura del territorio. Cioè, produzione e consumo si reggono solo se ci dedichiamo all'asse verticale, che è un asse di cura delle persone e delle relazioni del territorio. Questo ci porterà, ma appunto sarebbe un altro discorso, dalla produzione all'epoca della generazione. È la capacità nostra di mettere al mondo qualcosa di nuovo e di lasciare una traccia per le future generazioni. Grazie. Perché Milano, passano i secoli e continua a espandersi secondo la sua regola del cerchio, un cerchio alla volta, una circonvallazione alla volta. Il cerchio è anche un'idea, come dire, metaforica, vuol dire che tutti quanti sono in qualche modo alla stessa distanza dal centro. È una città che tende a includere, la storia di Milano, una città di questo tipo. Milano ha bisogno forse, come diceva De Gregori, di altruismo e di fantasia. Tutti i piani per i quartieri smart, eccetera, forse hanno bisogno di un passo indietro su Milano. Milano forse ha bisogno anche di crescere con un minimo di anarchia. Le piante sono fatte esattamente all'opposto di noi, cioè sono decentrate, distribuite. Tutte le funzioni che negli animali sono concentrati all'interno degli organi, nelle piante sono diffuse sull'intero corpo. Questo cambia completamente la loro organizzazione, fa sì che voi possiate rimuovere il 90% di un corpo vegetale senza che la pianta muoia. Il produttore di carrozze non hanno inventato l'automobile. Questo è un dato della storia. Io non sono così sicuro che gli attuali operatori del mercato saranno in grado di interpretare questi cambiamenti. Noi abbiamo chiamato la casa appartamento, come un luogo appartato, chiuso. Se sono vere le categorie della domanda, noi abbiamo bisogno di una casa aperta, qualcuno diceva prima una casa con spazi comuni, non monogenerazionale, non monospecializzata. È fondamentale quando appunto ancora di più oggigiorno, quando si inizia a ragionare su un nuovo progetto, già al tempo T0 inizia a ragionare su quelli che possono essere i bisogni e le esigenze, ma non delle persone di oggi, quasi cercare di anticipare quelli che possono essere i bisogni e le esigenze delle persone del futuro. Cioè, siamo abituati a ragionare tutti all'interno di un paradigma che è molto preciso e chiaro. C'è prima l'investitore e l'azionista, poi ci sono le persone, poi ci sono i clienti. Probabilmente quello che converrebbe iniziare a valutare è invertire quest'ordine. Sta un video, una stories, ecco, se si applica un concetto un po' più allargato di terziario a quello che sui libri siamo abituati a leggere, io penso ci possa essere, se non un ottimo, un buon futuro. Questa aspettativa che qualunque cosa si faccia in termini anche di investimento immobiliare abbia un impatto neutrale idealmente, questo fa sicuramente sì che noi ci muoviamo sempre di più sul binario della consapevolezza di che cosa facciamo e che impatto avrà. Perché se tu non hai quel prodotto che rispetta questi criteri, non lo vendi. Se siamo in una fase in cui i cambiamenti, i megatrend si scaricano davvero, ecco. E questo, diciamo, rende ancora più significativo lo sforzo che stiamo facendo oggi di lungimiranza. Però la cosa che mi piace di Milano è far diventare questa attrazione dell'immobiliare come un vero e proprio progetto di rigenerazione della città.